Ad attendere i protagonisti, eccoli! Lanciato lo sprint della Coppa di Sera degli esordienti del secondo anno, è la prima volata con il gruppo compatto. Wow, guardate la maglia che emerge nel finale, vince il dorsale 184, Matteo Botta. Vince la Coppa di Sera esordienti del secondo anno, un atleta lombardo, il campione lombardo, portacolori del pedale senaghese. I vostri applausi per Matteo Botta. Sarà il direttore sportivo Lorenzo Redelli. È stata una gara molto dura fin dai primi giri, anche perché sono partito un po' indietro dei giri bassi, diciamo, dove non c'era salita. Ho cercato di recuperare le posizioni per portarmi avanti in salita, ci sono riuscito, ho tenuto duro durante la salita, sapevo che il mio sprint era il mio campo più forte, ho cercato di arrivare nello sprint e poi ho dato tutto. Te la immaginavi così la corsa o è andata leggermente diversa da come, diciamo, un po' l'avevi pianificata? Qualcosa ti ha sorpreso? Com'è stata anche nei chilometri iniziali? Allora, non sapevo bene come fosse questa gara perché l'anno scorso avevo corso, però non l'avevo finita perché ero caduto. Quest'anno invece sono riuscito a finirla, sono arrivato in una grande condizione, sapevo che potevo fare tanto, che dovevo tenere duro in salita soprattutto, e ce l'ho fatta. Mi piacerebbe anche chiederti una opinione su questa corsa, se ti è piaciuto il percorso e l'atmosfera degli, appunto, che hanno messo qui in campo gli amici del Veloce Club Borgo. L'atmosfera è qualcosa di magnifico, ti dà una carica, soprattutto quando eravamo in salita ci saranno state 300-400 persone che urlavano, suonavano trombette, di tutto. Forse è stato anche un po' per quello che ho tenuto duro, perché sapevo che stava per finire. È stata una bella gara, un bel percorso, mi è piaciuto. Mi piacciono questi percorsi un pochettino ondulati. Non era il mio percorso, però sapevo che potevo fare molto bene in questo tipo di percorso. Leggo nei tuoi occhi davvero grande determinazione e grande felicità nello stesso momento. Sembra quasi che ci metti ancora la grinta anche adesso che stai facendo l'intervista. Senti, ti chiedo la più classica delle domande, la dedica per questo bellissimo successo. Allora, innanzitutto dedico al mio staff del Penale Senaghese che mi ha aiutato tantissimo, soprattutto questo anno ma anche l'anno scorso, in particolare quest'anno, e la dedico allo staff e alla mia famiglia.